Non è tardata ad arrivare la reazione del Comitato San Leone in seguito ai recenti episodi legati alla microcriminalità che hanno turbato non poco il sonno dei residenti della località balneare agrigentina. Svaligiate nella stessa nottata a lungomare Falcone Borsellino, molto probabilmente dalla stessa banda di malviventi, una tabaccheria e una sala giochi. Il primo colpo è stato messo a segno all'interno della tabaccheria, dove i malviventi hanno fatto razzia di stecche di sigarette e scassinato videopoker e slot machine, per un danno dell'ammontare complessivo di 19.000 euro. Poi un altro furto, questa volta all'interno di una sala giochi poco distante. I ladri, probabilmente gli stessi, dopo aver forzato la saracinesca dell'attività lavorativa, hanno preso il denaro che si trovava dentro i giochi, le slot machine e nei distributori di soldi in moneta. A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari delle due attività lavorative che hanno avvertito il 112. È evidente che per i malviventi San Leone è ormai una terra di nessuno, una zona di caccia nella quale agire serenamente. Fra i tanti problemi di San Leone ci mancava solo quello della sicurezza, e il commento immediato del comitato che si chiede come sia possibile che i soliti ignoti nella stessa sera si siano sentiti così al sicuro da effettuare ben due furti. Torniamo a chiedere con forza al prefetto, che ha la responsabilità del coordinamento dei servizi di pubblica sicurezza, dichiara il comitato San Leone, di adoperarsi affinché lo Stato faccia sentire la propria presenza attraverso quella delle forze dell'ordine, affinché i cittadini e i commercianti ritrovino la propria serenità, e prima che accadano episodi ancora più gravi è necessaria l'istituzione di un servizio di sorveglianza costante ed efficace.